Ciao a tutti, bentrovati sul mio canale. Di nuovo un video acquisti. Volevo mostrarvi cosa ho acquistato. Come avete visto, ultimamente ho rifatto un po' di rifornimenti generali perché da tempo che non facevo acquisti per Linosi. E questo è il maxi paccozzo arrivatomi oggi da Perles & Co. E volevo mostrarvi all'interno del pacco che cosa ho preso. Stacco un secondo il video e vi mostro un pezzo alla volta. Intanto procedo con gli omaggi. Mi hanno mandato un bel mini Chupa Chups e sicuramente è graditissimo la Coca-Cola. Mini Chupa Chups. Poi mi hanno mandato un bracciale di cipollotti in omaggio. E mi hanno inviato anche questi componenti. Poi vedrò cosa farne. E questi sono gli omaggi da Perles che ringrazio. Dopodiché procediamo per gradi. Ho acquistato nuovamente i nuovi, tra virgolette, non sono nuovi, sono conosciutissimi, nuovi perché ho acquistato un nuovo pacco. Farline da 20 mm e da 15 mm, entrambi in color crystal. E ho preso quindi due pacchi di fili Farline. Dopodiché ho preso, dimenticavo, anche questo fa parte dell'omaggio da parte di Perles, questa base per anello fatto in questo modo. Questo è sempre un omaggio molto gradito. Ed ora passiamo alle varie perline. Volevo mostrarvi, prima di passare tutte le colorazioni Miyuki che ho preso, che ho rifatto un po' di scorte di vari colori, e voglio farvi vedere le perline, quelle un po' più particolari. E scusatemi se non le ho sistemate prima, ma non ho avuto proprio modo. Ho preferito fare subito il video prima di iniziare ad utilizzarle. Eccoci qua. Allora, ho ricomprato dopo tanto tempo, anche perché non le avevo più queste perline. Soprattutto sono state rilanciate molto dalla Lisa Piccinini, che saluto, approfitto a salutare come in quasi tutti i miei video ormai. Ho riacquistato le Diablo, dette anche pellets, quindi Diablo Shape Pellets Beads 4x6 mm Opa Cluster. Quindi ho preso questo colore, ho rifatto un po' di scorte, visto Lisa, colpa tua, eh? Poi ho preso queste qui, Blue Travertine, che è una sorta di verdone militare, bellissimo, va fuori fuoco purtroppo. Poi abbiamo queste qui, le paste Lambert. Ho preso queste che sono simili ma non sono, sono i gold matte. Vi faccio vedere la differenza delle gold matte e le paste Lambert. Sembrano molto simili, devo dire la verità, però vedete un pochino di differenza c'è. Ok. Poi ho acquistato queste qui, le Vert Gris Marbré. Sono veramente molto belle in questa colorazione. Grigio azzurro, questo effetto marmo, vabbè, comunque veramente molto carina. Poi ho acquistato proprio per fare il mio nuovo progetto Valeria Vale, meglio gli orecchini Vale, ho riacquistato le Minos in questi due colori, light brown e turquoise metallic matte. Vedete quanto è bello questo verde anche. Le ho appunto riprese proprio per questo mio nuovo progettino. Prossimamente vedrete sul canale il tutorial. Poi ho preso, le sto un attimo mettendo in fila. Ecco qua. Allora, ho riacquistato anche le Storm Duo. Storm Duo Copper Matte, queste perline sono molto carine. Poi le ho prese in Gold Matte.
belle, e le ho acquistate anche in questo, in questo colore green ceramic look. Sono 50 pezzi ogni bustina, quest'altro colore. E poi ho ripreso, ho preso le kit beads di questo color gold matte che non avevo. Ho preso le super duo solo di due colorazioni, ed è questa metallic matte, red metallic matte, e di rosso mi sono resa conto di non avere più nulla, di aver finito tutto. Mettiamo qui le amethyst metallic matte, che anche in questo colore non avevo quasi nulla. Super duo poca roba, anche perché sono molto fornita. E ho ripreso le perline, le drop duo, che mi piacciono particolarmente, anche perché, come avete visto, ho fatto dei tutorial ultimamente, sia gli orecchini Carmen e sia le petite, gli orecchini petite. In questo colore ho voluto prendere dei colori, dei finish particolari che non si trovavano facilmente. Capri Rose Full Matte, Crystal Capri Rose Full Matte. Guardate quanto è bello questo effetto matte, molto belli. Questo effetto AB, belli belli belli. Ogni tanto devo rimettere a fuoco. Poi ho ripreso questo colore che avevo già e ho terminato, gli Opaque Light Green Ceramic Look, belli, molto. Anche questi li ho terminati e li ho ripresi, Opaque Beige Ceramic Look, mi piacciono molto. E ho preso questi che non avevo, i Gold Matte, e questa colorazione bellissima, Crystal Capri Gold Full, cioè, guardate quanto sono belli questi, con questo effetto, non so, un effetto rosato in rilievo, vedete? Cioè è veramente molto bello, bello 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 questo effetto, mi sono piaciuti tantissimo questi qui, probabilmente li riprenderò. Ora invece voglio mostrarvi la serie di Miyuki che ho preso, Rockaille 11.0 e 15.0. Partiamo magari prima dalle 15 perché ne sono di meno, e le 11 ve le farò vedere subito dopo. Scusatemi, ma qui come potete sentire dal rumore ho fatto una strage questa volta. Ok, allora partiamo dalle 15.0 come vi stavo dicendo. Ho preso le Dyed Opaque Latte, bellissimo questo colore, non l'avevo mai preso. Metto a fuoco, ok, così vi faccio vedere meglio. Ho preso le Matte Galvanized Gold, bellissimi, cioè veramente belli, questi non li avevo, stupendi. Ho preso Opaque Beige. Ho preso Turquoise Green, Opaque Turquoise Green, dimentico sempre di leggere la fila sopra, ok, e ho preso Opaque Latte Luster, in questo finish. Come avete visto, ho preso molto dei colori opachi, proprio per l'autunno, inverno, sono indicati. Poi passiamo alle 11.0. 11.0 ho preso le Opaque Jujube, come vi piace, questo rosso bordeaux. Come vi ripeto, di rosso non avevo più nulla, e poi nel periodo natalizio è il colore che va di più, quindi Galvanize Magenta, questi li avevo terminati. 11.0, questi sono tutti 11.0. Anche questi li avevo terminati, li avevo presi e mi piacevano molto. Galvanized Pink Blush, prima avevano un altro nome ma sono molto simili, comunque in questo effetto arancio rame. Poi ho preso Rose Gold, che le avevo finiti assolutamente, anche le 11, volevo anche le 15.0 ma non le ho trovate.
Apricot Gold, che in rosato ho terminato tutto della Miyuki, non avevo più le Rockaille in rosato. Ecco qua, cerco di andare più veloce possibile, ho quasi finito. Ho preso gli Opaque Turquoise Green, sono un po', sono come questi, sì, ho preso sia le 15.0 che le 15.0. Poi ho preso anche le Galvanize Sea Green, anche queste sono molto carine, sono molto sul verde, verde chiaro, belle. Poi ho preso Opaque Moody Blue, questo blu jeans, belle. Ho voluto fare adesso il video perché c'è una bella luce e si vedono meglio. Matte Galvanized Silver, anche questi li ho ripresi, li avevo già presi in passato, mi sono piaciuti tantissimo, quindi li ho ripresi. Un colore molto particolare, bellissimi. Ho preso anche Metallic Khaki Iris Matte. Preso blush, Opaque Blush Matte, sto rosato opaco, Galvanize Dark Coral, Duracoat, però sono della linea Duracoat, quindi che, quelli che non scolorano. Poi avevo terminato questi neri in color matte, black matte. Come potete vedere ho fatto una bella scorta. Opaque Beige, come le 15.0, stesso colore. Sto per finire, promesso, sto per finire. Tarnished Silver Matte. Questo colore è molto particolare perché è un color tortora, molto bello, opaco, bellissimo colore. Non è né grigio, non è né beige, ma è una sorta di grigio tortora. Bellissimi. Insomma, ho preso molti colori opachi. Galvanize Matte Champagne. Belli anche questi, eh? Bellissimi. Ho ripreso tutta una serie di opachi che veramente mi mancavano da tempo, eh? Non avevo più da molto tempo gli opachi, ne erano rimasti tutti i Galvanize. Ivory Pearl Celion, Antique, scusate, dimentico di leggere prima sopra. Antique Ivory Pearl Celion, questi color perla. E gli ultimi, Matte Galvanize Gold, che ho preso anche le 15.0. Bellissima colorazione, consigliatissima. Bene, questa è tutta la panoramica degli acquisti fatti da Perle & Co. Ringrazio il gruppo 50 sfumature di perline, le amministratrici Lisa e Martina, che appunto ci hanno regalato un bello sconticino da utilizzare in questo sito. Approfittatene anche voi. E ringrazio appunto il sito per gli omaggi. E nulla, vi saluto e se il video vi è piaciuto pollice in su, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche di ogni mio video. Grazie e al prossimo video, un bacione, ciao ciao!